2 anni e mezzo fa cardiochirurgia veniva citata come l'esempio addirittura della decadenza di Torretti, dicendo Torretti sta andando indietro, che fine farà? A distanza di 2 anni e mezzo cardiochirurgia diventa simbolo con un numero impressionante in termini di crescita di attività sia per i cittadini marchigiani sia in termini di capacità attrattiva della nostra regione, simbolo di un'aumentata produzione sia qualitativa che quantitativa che i servizi stanno offrendo ai marchigiani. Si è investito parecchio in termini di risorse umane, le assunzioni, risorse di investimento, quindi tecnologie e apparati, e si ottiene in cambio una forte crescita in termini di risposte, perché il cittadino poi vuole avere l'opportunità di poter godere dei servizi sanitari. Quindi una grande conferma che ci pone ai primi posti a livello nazionale, non solo nel rapporto lei a spesa come tutti gli anni, come regione benchmark, ma anche in fatti specifici importanti come questo di cardiochirurgia. Ospedale delle Marche a rilancio, ingredienti, volontà politica di fare le cose, quindi ci stanno dando tutti gli investimenti per innovare, investimento in giovani, in squadre e in scuole. Una rete che è tutta la regione, un ospedale che si sta aprendo sempre di più. Liste di attesa lì dove investiamo sono assolutamente sotto controllo. C'è un problema di liste d'attesa, ovviamente come sappiamo tutti in tutta Italia, sul territorio, si combatte in tanti modi. La regione ha una buona ricetta, specialmente contro l'inappropriatezza di ciò che non serve fare. Noi abbiamo la ricetta di potenziare al massimo tutto quello che possiamo fare con le risorse assegnate. La cardiochirurgia di Ancona copre tutta la cardiochirurgia in tutte le sue specialità, per cui abbiamo una grande casistica di chirurgia coronarica, quindi di bypass ortocoronarico, ma stiamo soprattutto sviluppando percorsi importanti per il trattamento delle valvulopatie con accessi mini-invasivi e per il trattamento della patologia aortica, quindi gli aneurismi e le dissezioni della aorta. Gli obiettivi sono quelli di rispondere appieno a quelle che sono le esigenze della Regione Marche di cura cardiochirurgica, ma anche di potenziare il trattamento di pazienti che vengono da fuori regione e, parlando un po' così dal punto di vista qualitativo, sicuramente sviluppare le integrazioni multidisciplinari, quindi lavorare sempre in più insieme ai cardiologi, e ai chirurghi vascolari e ai radiologi interventisti per un trattamento che sia ibrido, quindi non più siamo sempre più insieme sullo stesso momento, sullo stesso paziente. Nel futuro, presto, all'interno di sale operatorie ad elevatissimo contenuto tecnologico, le sale ibride che sono in progettazione qui ad Ancona in questo momento.